Amici del Padel Made in Asi Taranto, come sempre siamo ospiti del centro sportivo Bellevue di Talsano per assistere al match valevole per la categoria Padel Standard 2 che vedrà di fronte il team Rubert della coppia formata da Massimo Di Canio e Francesco Stefanelli ed il team per 4 del duo composto da Maurizio Cotrona e Mino Di Conte. Qui sul centrale di Talsano è tutto pronto e quindi si va tutti a vedere gli highlights del match. Servizio vincente di Maurizio Cotrona. Massimo Di Canio risponde con un passante millimetrico al servizio di Maurizio Cotrona. Francesco Stefanelli alla battuta. Il dritto vincente di Massimo Di Canio sorprende Maurizio Cotrona. Diagonale micidiale di Mino Di Conte, niente da fare per Francesco Stefanelli. Massimo Di Canio mette a segno una volée di gran classe. Il dritto angolatissimo di Mino Di Conte beffa Massimo Di Canio. Maurizio Cotrona risponde così al servizio di Massimo Di Canio. Mino Di Conte va a bersaglio con uno smash morbido. Questa volta Mino Di Conte batte Stefanelli con un lob da fondo campo. E vincente il dritto millimetrico di Massimo Di Canio. Schiacciata perentoria di Mino Di Conte. Mino Di Conte a bersaglio. Smash possente di Maurizio Cotrona. Pallonetto soffice e vellutato di Francesco Stefanelli. Ancora uno smash vincente di Maurizio Cotrona. Maurizio Cotrona va appunto con un dritto ad incrociare. L'elegante volée sotto rete di Massimo Di Canio. E un'autentica pennellata d'artista la volée di Massimo Di Canio. Massimo Di Canio is on fire.
Questa volta Massimo Di Cagno vola appunto con un dritto secco impossibile da respingere. Mino Di Conte su Massimo Di Cagno. Il match point lo mette a segno Francesco Stefanelli con questo smash appena accennato sul quale Mino Di Conte prova inutilmente la ribattuta a parete. Il team Rubert si aggiudica così l'incontro per 2-7-0 col punteggio di 6-2-6-2. Bene amici, l'appuntamento è alla prossima. Nel frattempo la redazione di Black Pepper Sport vi augura un buon Natale ed un felice 2024.